Bambini, buona domenica, anzi, verso la conclusione della domenica. Questa sera mandiamo il video in azione da tutte le parti alle 19, quando tutte le campane suoneranno. È una domenica un po' particolare perché qualcuno dice non c'è stata la messa. Sbagliato, perché la messa c'è stata, perché tutti abbiamo celebrato la messa, tutti i padri. Padre Cristian ha celebrato la messa. Padre Cristian, ci sei? Saluta. Vi ho ricordato anche. Ecco. Anch'io ho celebrato la messa, anch'io vi ho ricordato. E allora adesso parliamo un po' ai genitori e anche ai bambini. I genitori hanno una grande domanda, anzi un grande problema, quando i loro bambini cominciano a pistare i piedi e dicono: io non voglio andare a messa, non ho più voglia di andare, perché devo andare a messa? Allora, come si risponde a un bambino che dice perché devo andare a messa? La risposta è questa: perché Gesù ha usato l'imperativo. Gesù ha detto: prendete, mangiate, questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, fate questo in memoria di me. Noi crediamo che Gesù non è un megalomane, che non è un matto, ma che è veramente il figlio di Dio, e quindi noi al figlio di Dio, come tanti altri nei secoli, obbediamo. E anche oggi abbiamo obbedito, anche oggi abbiamo celebrato la messa, perché la forza che viene fuori dalla messa è una forza prorompente, il bene che viene fuori dalla celebrazione di questo sacrificio, che è l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, si diffonde, supera le porte delle chiese, vi ha raggiunto nelle vostre case. Ecco perché noi tutte le domeniche andiamo a messa. E quindi, in un certo senso, voi solo per motivi, diciamo, di sicurezza, sanitari, per evitare, insomma, non c'è bisogno che ripetiamo tutti i motivi per cui è stato meglio non radunarvi tutti vicini in un posto, però i benefici di questa messa, di questo sacrificio, sono così forti che vi hanno raggiunto. La messa dovete immaginarla come una grande cascata, come qualcosa di forte. E ultima cosa, quando si fa la comunione e il sacerdote dice il corpo di Cristo, si risponde Amen, che vuol dire io ci credo che il corpo di Cristo, voglio il corpo di Cristo, ma soprattutto voglio il pensiero di Cristo, voglio la volontà di Cristo, voglio amare le persone come le ama Cristo. Questa è la forza della comunione. Il corpo di Gesù ci dà la forza di amare, di pensare, di volere le cose come Gesù. Allora, come tutte le volte, vi do la benedizione del Signore, ma prima: Gesù mio, amore mio, tutto il mondo è vanità, alla La sera sera della della vita vita l'amor l'amor solo solo conterà. conterà. Gesù Gesù mio, mio, amore amore mio, mio, tutto tutto il il mondo mondo è è vanità. vanità, Alla alla sera sera della della vita vita l'amor l'amor solo solo conterà. conterà. E E chi chi non non cerca cerca Cristo Cristo non non sa sa quello quello che che cerca, cerca, e e chi chi non non vuole vuole Cristo Cristo non non sa sa quello quello che che vuole, vuole, e e chi chi non non cerca cerca Cristo Cristo non non sa sa quello quello che che cerca, cerca, e e chi chi non non vuole vuole Cristo Cristo non non sa sa quello quello che che ama. ama. Avete cantato? Mi raccomando. Il Signore sia con voi. E con il tuo Vi spirito. benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Buona Amen. domenica, ci vediamo mercoledì. Ciao! Ciao, ciao.